c'è nessun imbarazzo ad essere presente pure stamattina, perché questa presenza è il sostegno a un amico, è il sostegno a una persona chiara, una persona limpida, una persona onesta. E a parte queste qualità morali, che certamente non è che possono da sottovalutare, visto tutto quello che si sente quotidianamente sui media, perlomeno sosteniamo una persona non è un delinquente, quindi già è un grosso punto di partenza. Sostengo nel mio piccolo una persona che comunque ha dato dimostrazione di essere una persona capace e concreta. E vi porto anche subito un esempio: è stato capace di mettere insieme le varie amministrazioni e riunire attorno a un tavolo per quanto riguarda il gruppo di azione costiera, cioè la possibilità di intercettare dei finanziamenti europei per quanto riguarda gli interventi sulla pesca e sulla riqualificazione delle coste. Quindi, una persona che ha le capacità e la concretezza per portare avanti delle azioni, ripeto, concrete. Quindi non c'è da parte mia nessun imbarazzo ad essere presente in questa notte. Ringrazio Vito per avermi dato questa opportunità di dire cosa stiamo facendo per quanto riguarda le varie iniziative a Serrata Fontana. Noi ci siamo visti con gli altri sindaci mercoledì scorso per parlare di gestione associata dei servizi e credo che finalmente in modo concreto qualche cosa si sta muovendo e in immediato credo che almeno con alcuni punti si potranno gestire il catasto di protezione civile, già gestiamo i servizi sociali in forma associata. Questa è una risposta, credo, a tutte le persone che oggi parlano di comune unico senza, credo, capire anche una serie di implicazioni che questo porta. Io credo che il comune unico è una meta alla quale bisogna arrivare, ma bisogna arrivare per tappe, non certamente come qualcuno bramoso di potere vuole cercare di fare. In quella sede, per quel discorso, io ho lanciato anche l'idea di utilizzare l'esperienza del Comune di Serrata per quanto riguarda l'urbanistica. L'urbanistica è una materia che è sempre stata trascurata sull'isola d'Ischia, qui conforto anche al professore Ischia, all'architetto Mazzella, perché ci sono una serie di vincoli, di lacci e di lacciuli che hanno impedito sempre una seria programmazione dello sviluppo del territorio. Noi sappiamo che ci sono dei, scusate se forse sono un po' troppo tecnico, però solo in questo modo credo si possa comprendere tutte le difficoltà che abbiamo sulla nostra isola. Ci sono una serie di vincoli che hanno impostato il territorio, che sono il piano casistico dell'isola Ischia imposto nel 99, senza che nessuno alzasse la mano. Abbiamo, o meglio, dovremmo avere un piano territoriale di coordinamento provinciale per rispettare delle linee di indirizzo a livello provinciale, che è fermo da 8 anni. Abbiamo nell'allora Giunta di Palma, portata avanti dall'allora assessore Boccia, ripreso dall'attuale giunta e che non vede la luce. Abbiamo un piano di territoriale di indirizzo regionale che è vigente e che però necessita di essere adeguato con la legge sul paesaggio. La novità è che, non so come si sa, che finalmente si stanno adeguando i piani paesistici. La regione prevede che in un paio di anni finalmente ci dovrebbe essere l'adeguamento dei nostri piani paesistici. In questo scenario, con una serie di, come dicevo, di vincoli, di piani sovracomunali, quali ci dobbiamo raccontare, la nostra iniziativa è quella di investire, abbiamo investito 80.000 euro delle nostre risorse, di investire nell'aggiornamento del piano regolatore, oggi piano urbanistico comunale. Sconvolgendo un pochino quello che è la prassi, diciamo, dal punto di vista logica, cioè il piano territoriale regionale detto di indirizzo a livello regionale, poi il piano territoriale di coordinamento provinciale detto di indirizzo a livello provinciale e poi l'ultimo, il piano comunale che si dovrebbe adeguare ai due piani che sono ancora in vigore. Noi vogliamo invertire l'ordine dei fattori, visto che la legge prevede una compartecipazione alla pianificazione, vogliamo con questa iniziativa dialogare sia con la provincia che con la regione affinché
vengono recepite le istanze del territorio di Serrata, ma che sono le istanze anche degli altri territori dell'isola d'Ischia, perché abbiamo problemi simili per quanto riguarda la viabilità, problemi simili per quanto riguarda i parcheggi, problemi simili per quanto riguarda le opere pubbliche, che sono quelle che dettano le leve di sviluppo di un territorio. E poi l'annosa problema è che non riusciamo a dare risposte ai cittadini, in modo particolare alle coppie giovani che chiedono la possibilità di realizzare una casa, certamente non intesa come singola villetta unifamiliare, perché questo è impensabile, ve lo dico già in questo momento, rispetto a quelle che sono le direttive del piano di coordinamento provinciale che prevede le case popolari, però già se noi possiamo dare risposte ai cittadini dicendo che in varie parti del territorio nazionale possono realizzare le cooperative, le case popolari, noi diamo una risposta concreta ai tanti cittadini, ai tanti giovani che cercano di crearsi un nucleo familiare. Questo è quello che vogliamo fare e che ho detto agli altri, possiamo replicare anche sugli altri territori, quindi utilizzare questa iniziativa del Comune di Serrata affidato all'architetto Ferrara, al professore Ferrara, che già ha dato il culto dell'isola di Ischia, che conosce l'isola, conosce l'isola anche in molti aspetti, e quindi questa esperienza può essere utilizzata dagli altri comuni per cercare un po' di invertire e di rendere un pochino più concreta l'azione amministrativa anche su questa materia che è fondamentale per l'urbanistica. Io non mi voglio dilungare tanto.